La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore e dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. Ballerine dell'Associazione Accademia di Scena, l'applauso per loro. Lo proseguiamo per il nostro magnifico coro Taina Maria Gospel Ensemble e Black and White Gospel, e questo lo voglio un po' più forte perché è per la nostra orchestra Salentina. Buonasera, buonasera a voi che ci seguite qui da questa meravigliosa piazza ai piedi di questo straordinario monumento d'arte, ma monumento di spiritualità. Un caro saluto a chi ci segue da casa e diamo il via alla 15ª edizione del Premio Salentino, un evento che racconta quanta spiritualità si può ricevere attraverso la musica, un evento che attraverso i mezzi di comunicazione vuole trasmettere quell'evangelizzazione che rappresenta la gioia dell'unico e vero significato del Vangelo, ecco, lo stare insieme con gioia. Allora, questa sera la mia gioia è quella di avere vicino una compagna d'eccezione, l'accogliamo. Maestro, mi improvvisi uno stacchetto? Con questo stacchetto, signore e signori, Gabriella Caparelli. Buonasera. Gabriella Caparelli, volto noto del TG1, ma soprattutto compagna di viaggio questa sera qui a Cupertino, Gabriella. Sì, è una città bellissima, tra l'altro io non la conoscevo, ma l'ho trovata bella, è ricca di storia, ricca di cultura e, come dicevi tu, ricca di spiritualità, ma è anche il posto che ha dato i natali a San Giuseppe, appunto da Cupertino, che è il santo degli esaminandi. Gabriella,
non ti offendi se ti lascio due minuti? Perché no, dove vai? Di gioia, guarda, di gioia continuiamo a parlare e io voglio raggiungere nella prima fila Sua Eccellenza il Vescovo di questa diocesi. Buonasera Eccellenza. Buonasera. Grazie, grazie di questa presenza, grazie perché quello che viviamo è un dono proprio di questo territorio, è un dono del pastore di questo territorio, ci faccia iniziare bene quindi con l'energia e quella gioia che sicuramente ci darà un suo saluto. Buonasera a tutti e credo il modo migliore per incominciare questa serata è leggere il telegramma che il segretario di Stato ha fatto raggiungere, ci ha mandato questa sera. In occasione della 15ª edizione del Premio Salentino dal titolo La musica melodie di gioia, il Santo Padre Francesco, spiritualmente presente esprime vivo compiacimento per l'opportuna iniziativa tesa a rinsaldare la consapevolezza del valore della musica al servizio della pace e della fraternità tra i popoli. Egli, augurando ogni buon esito dell'interessante manifestazione, auspica che tale incontro confermi generosi propositi di adesione a Cristo e una sempre più incisiva testimonianza evangelica. E mentre chiede di pregare per lui, invoca dal Signore sugli organizzatori, sui partecipanti e sui presenti tutti la divina assistenza ed invia di cuore la benedizione apostolica, pegno di ogni grazia celeste. Dal Vaticano, 25 giugno 2016, Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. Beh, mi pare che non potevamo veramente iniziare meglio. Grazie, grazie a Sua Eccellenza, Monsignor Filograna. Eccellenza, mi autorizza a portarmi uno dei suoi direttori di uno degli uffici specifici con me? Don Piero Inguscio, vieni, raggiungimi. Gabriella, mentre allora, io ti raggiungo, sì, dopo salutiamo questo, anche le altre autorità. Sì, dopo questo messaggio importantissimo, insomma, che ci riempie il cuore di gioia, io saluterei il sindaco di Copertino, professoressa Sandrina Schito, l'assessore alla cultura e alle politiche giovanili Cosimo Lupo. E in questo suggestivo posto il nostro pensiero va a Maria Mamma della Grottella, tanto cara, a San Giuseppe da Copertino. Benvenuto Don Piero, anzi ben trovato, perché è lei che ci ospita. Beh, un'ospitalità che ci fa sentire tutto il carico, tutto il peso di un qualcosa che voglio definire missione, Don Piero. Questa è una missione, questo premio che tu hai curato un po' come fossi il papà, ecco, raggiunge un'età importante, 15 anni, ma vorrei che proprio tu ci raccontassi cosa c'è dietro, soprattutto qual è il vero e l'autentico significato di tutto ciò. La passione, è l'amore, la vita, la gioia. Ecco, abbiamo cantato così all'inizio, c'è tutto questo dietro a questo evento di 15 anni di storia. Abbiamo iniziato 15 anni fa e oggi è il 15esimo anno. Un inno che tra l'altro ha scritto lui, sai? Ah, non lo sapevo. Sì. Complimenti, questa sua passione per la musica come nasce? Perché attraverso la musica si può annunciare il Vangelo, attraverso la musica si possono trasmettere valori, attraverso la musica si può invitare la persona a riflettere, perché si comunicano contenuti di vita e la musica è importante. Ma è vero che chi canta prega due volte? Sì, Sant'Agostino si attribuisce. Don Piero, un percorso che abito anche i giovani e i meno giovani che partecipano a ciò, a quella che è anche la disciplina, a quella che è anche il rispetto delle regole, perché abbiamo un regolamento abbastanza preciso, vogliamo ecco dire che il festival è intanto indirizzato a due sezioni. La sezione dei cori, i nostri cori che noi ascoltiamo nelle nostre comunità parrocchiali, ecclesiali, nell'animazione delle celebrazioni eucaristiche oppure per altri momenti particolari religiosi, di spiritualità in occasione dei momenti del Natale oppure della Pasqua o altre situazioni particolari. E poi la realtà anche dei giovani. E la musica prende tutti. E allora anche attraverso la musica di coloro che interpretano, i cantanti, anche loro hanno scritto i testi sullo slogan di questo evento, la musica melodia di gioia, che non è un semplice sorriso, ma che è un modo di vivere gioioso e che
esprime una condizione umana nell'affrontare tutte interiore. Le realtà. Una realtà interiore molto profonda. Beh, e queste realtà vanno anche premiate, ovviamente, certo. Per cui alla fine sia i giovani che i cori riceveranno un premio che è abbastanza ambito e importante. Questo premio, questa lastra d'argento ideata dalla professoressa Irene Cipressa, è una lastra, un tondo che rappresenta il paesaggio salentino, in quanto siamo nel Salento e premio Salentino e Salentino. Va bene. Grazie Piero. Ti lasciamo, ecco. Per raggiungere la postazione, allora, che vogliamo fare? Mi è venuta voglia di sentirvi, scrittore. Ah, sì, iniziamo? Inno al Signore della Tempesta, dal Salmo 29, musica e arrangiamento di Stefano Puri. Canta il coro della parrocchia Santuario Beata Vergine Maria Addolorata in Taviano, diretto dal maestro Alessandro D'Argento. Si comincia. Abbiamo ascoltato il primo coro, ora per par condicio si può dire in queste circostanze. Siamo fuori dalla campagna elettorale, quindi diciamolo, non ci sarebbe bisogno. Ascoltiamo l'interprete, vero? Sì. Ok. Ad esibirsi abbiamo ora con il brano Sorprendente Amore, testo e musica di Alessandro Augusti, che preghiamo di avvicinarsi, ecco il maestro. Gli arrangiamenti sono di Ciccarrese Giuseppe, dirige l'orchestra il maestro Alessandro
Augusti. Canta Riccardo Dostuni. Sorprendente amore. Eccoti qui, ero certo che sei tu, il mio unico e sorprendente amore. Eccoti qui, quanta strada abbiamo fatto, ti ha tenuto qui con me il tuo cuore, l'amore. In questa notte, a guardare un cielo immenso, mi emozionerò cantando una canzone. Ci proverò ed avrò il cuore in gola, perché forte l'emozione nel respiro, l'amore. Ti sarò accanto, questo lo sai, con il mio canto non dubitare mai. In faccia al mondo lo griderò, amore profondo, amore unico, e il mio nome è scritto già sulla tua mano dall'eternità. Ora ti sento vicino a me, mentre mi parli e mi dici che ci sarò. Certo che sei tu, il mio unico e sorprendente amore, amore. Grazie. E ora, Domenico, andiamo a conoscere il secondo coro in concorso per la quindicesima, perché come ricordavi tu, è la quindicesima edizione del Premio Salentino. Per loro la musica unisce e non divide, perché mette insieme le persone valorizzando le loro diversità. Quindi direi che è un tema assolutamente attuale, stare insieme nella diversità. Non solo attuale, io direi proprio didattico, e non a caso infatti il coro è un coro studentesco che si propone di utilizzare questo linguaggio corale musicale proprio per lanciare questi messaggi importantissimi, dei messaggi che condividiamo con tutti voi, meraviglioso pubblico, guarda che sono belli. Ma quanti sono? Eh? Quanti siete? Fatevi sentire con le mani. E a perdita d'occhio. Perché lì no? Perché lì no? Ok, allora li ascoltiamo, sono già pronti? Con il brano Alleluia, You Are Worthy, testo e musica, Reverendo Dali Cali, direttore Taina Maria Casalini. Dalla città di Lecce canta il coro studentesco del liceo classico e musicale Palmieri. A voi! Let me hear you say
Abbiamo il piacere di avere questa sera un presidente straordinario di giuria, niente poco di meno che la dottoressa Silvia Guidi dell'Osservatore Romano, che prego di raggiungerci qui con l'applauso di copertino. E invitiamo sul palco anche Don Piero De Santis. Buonasera, che piacere. Benvenuta. Don Piero, siamo puntuali, abbiamo citata poco tempo fa e lei arriva qui. Allora, è complicato giudicare, diciamo così, esaminare questi cori, perché sono davvero bravissimi, non so come facciate. Non sarà facile, ma ci stiamo impegnando tutti noi della giuria, siamo concentrati, attenti e ci stiamo anche tanto divertendo, il che non guasta mai. Dottoressa Guidi, lei dirige il quotidiano del Papa e si occupa in modo non specifico ancora, della non cultura. Ancora lo dirigo, no, dirige le pagine della cultura. Volevo dirle, beh, è un buon auspicio in ogni caso, e glielo auguriamo sicuramente. Beh, più che mai questa sera stiamo testimoniando che la musica è grande cultura. È grandissima cultura, è grandissimo fattore di unità e di costruzione di comunità. E io sono particolarmente felice di essere qui stasera perché molti, molti anni fa ho fatto parte anch'io di un coro. Era a Firenze molti anni fa, ma sento tutta l'emozione dei ragazzi perché lo è stata anche per me tanti anni fa. Allora faccio il tifo. È meravigliosa questa cosa e noi la vogliamo omaggiare con un'opera del maestro Michele Affidato che le consegna direttamente il nostro vicario, quindi a Silvia Guidi diamo questa targa. Grazie, grazie a Silvia Guidi. Musica e cultura. Grazie. Grazie molte. Mille. Allora, rientrano alle loro postazioni, al lavoro. Sì. Adesso che ne dici? Torniamo alla categoria cantanti? Sì, sì, è il secondo cantante, se non sbaglio, con il brano La via per la libertà, testo e musica di Alessandro Di Carlo. Canta Alessandro Di Carlo. A voi, prego. Polvere e ancora polvere nei nostri occhi, la stessa polvere, la stessa strada, gli stessi occhi. Moltitudine, moltitudine in movimento. Ori lontani, echi di rumore che sento. Sarà il fragore delle onde del mare o l'armatura di soldati in lance e spade. Il mare che abbiamo davanti a soldati che stanno per arrivare. Dimmi adesso, dimmi, chi ti ha parlato di libertà? Cosa hai creduto di sentire per arrivare fino a qua? Sarà stato solo un sogno e no, arde che non brucia. Libertà perduta. Abbiamo mangiato a sazietà, pane che è piovuto dal cielo e grazie a volontà. Dimmi adesso, dimmi, chi ti ha parlato con verità, possa conoscere il suo nome, la via per la libertà. Thank you.
Grazie. Beh, il premio Salentino, e questa è una cosa che mi ha molto affascinato, Gabriella, penso, anzi sono sicuro che ha colpito anche te, è il fatto che il premio Salentino, oltre ad essere ottima musica, è anche testimonianza. Sì, proprio per questo inviterei la dottoressa Paola Matera sul palco. L'accompagna l'applauso, sì, di copertino, perché la dottoressa Matera questa sera è venuta qui anche per veicolare un importante messaggio, per raccontarci la sua storia. La mia storia parte da molto lontano. Quando ero piccolina ho iniziato a suonare il pianoforte. Dopodiché ho iniziato a cantare anch'io in un coro. Infatti ho tanta emozione ascoltare i ragazzi. Dopo un periodo buio in cui ho avuto grossi problemi di salute e mi sono riavvicinata alla musica, che mi ha permesso di tornare alla vita. In questo modo ho voluto ringraziare la musica portandola nel mio ospedale, nell'ospedale di Biella. All'inizio ho pensato di portare un pianoforte, come succede nelle stazioni del mondo e negli aeroporti. Ho pensato di portare questo bellissimo pianoforte, visto che abbiamo un ospedale nuovissimo, e ho portato questa musica ai pazienti. Dopodiché ho contattato tutti i miei amici musicisti, ho chiesto loro di esibirsi nei reparti. Per cui cosa succede ad oggi? Avete fatto diventare l'ospedale un teatro, un auditorium, un parco della musica. Sì, praticamente il nostro ospedale ogni tanto appunto accoglie questi musicisti che singolarmente si esibiscono gratuitamente, ovviamente, nei vari reparti di pediatria, di fisiatria, di psichiatria e di geriatria. Io personalmente amo le persone anziane, quindi spesso mi sono esibita tra le persone anziane. Funziona? Funziona molto bene. Merita un premio. Sì, direi di invitare il sindaco della città di Copertino, professoressa Sandrina Schito. Buonasera sindaco, è imbarazzante dirle benvenuta nella sua città, ma glielo dico ugualmente. Buonasera, buonasera. Grazie per questa presenza. Le diamo la targa, sì, allora, che vogliamo, il dono che vogliamo dare alla dottoressa Matera. E a lei sindaco un grazie, anche perché se questo festival esiste è perché c'è questa sensibilità di un'intera comunità, di una rappresentazione anche politica, quella parte bella, quella parte ci fa capire che insieme si fanno grandi cose. E Copertino in questo sta crescendo. Sì, sicuramente, insieme si è comunità. E d'altra parte l'espressione più alta è proprio quella del coro. Nel coro si diventa comunità, si abbandona una parte di sé per cantare insieme. Non c'è il solista, si canta insieme. E questo costruisce la rete, costruisce una città. E poi la musica unisce tutti, è una delle espressioni più alte, è già stato detto, chi canta prega due volte, ed è il modo di innalzare la preghiera e soprattutto fa raggiungere un'armonia e l'armonia con il tutto. E crea aggregazione. Crea aggregazione, dalla presenza del pubblico nei 15 anni ci siamo resi conto che il premio è cresciuto, questo significa che c'è grande attesa e che tutti siamo insieme qui ad ascoltare e veramente siamo felici questa sera, un canto di gioia che ci accomuna tutti. Grazie, straordinario. Grazie, il premio Salentino è ognuno di voi. Siete voi, sindaco, mi usi una gentilezza, sì. Prometto che poi gliela dà. Può dare in prestito questa al sindaco? Grazie. Perché c'è la signora lì in fondo che non crede, dottoressa, a questa testimonianza che le ha fatto. No, sto scherzando, signora. Ce ne dà prova, vediamo se sa cantare. Vogliamo vedere? Maestro, lei è pronto? Facciamo un brano, ci siamo guardati, abbiamo già capito qual è. La dottoressa Paola Matera. Con il cielo d'Irlanda. A voi. Ciao.
cappello di pioggia, cielo d'Irlanda è un bambino che dorme sulla spiaggia. Il cielo d'Irlanda a volte fa il mondo bianco e nero, dopo un momento i colori li fa brillare più del vero, dopo un momento li fa brillare più del vero. Che spesso cambia d'umore, il cielo d'Irlanda è un tappeto che corre veloce, il cielo d'Irlanda è il Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica, si apre e si chiude col ritmo della musica. Siamo giunti al terzo coro finalista, The Blue Gospel Singers. È una formazione coreale che ha all'attivo numerose partecipazioni a programmi anche televisivi nazionali. Nazionali, sì, sono dei veterani da questo punto di vista, degli esperti, soprattutto il loro repertorio spazia dal gospel contemporaneo ai maggiori successi degli anni 70 ed 80, ai canti natalizi. Anche i canti natalizi. Siamo un po' fuori stagione, però perché no? Allora, il brano è Mani le mani, testo Don Bosco e De Crescenzo, diretto dal maestro Mario Paduano. Eccoli qui i The Blue Gospel, a voi! Parole mutassero in preghiera, rivederti un padre che dipingevi il cielo. Sapessi quante volte, guardando questo mondo, vorrei che tu tornassi a dipingere i nostri cuori. Vorrei che queste mani avessero la forza per sostenerti in un po' camminare. Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti diventasse culla per chi non ha più madre. Mani, prendi queste mie mani, fanno vita, fanno amore, braccia aperte per ricevere. Cuore, prendi questo mio cuore, fatti si spalanca al mondo, germogliando per quegli occhi che non sanno piangere. Oh, se chiedi un aiuto ti tendo la mano e dammi la mano e dammi la mano e dammi la mano. Il padre, il bambino lo tiene per mano, c'è tutto il destino. Le mani, le mani pulite.
siano testimoni e tu chiami ogni uomo a far festa. Addio, addio, oh, 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 yeah, addio, chiami ogni uomo a far festa. Addio. Del premio Salentino Maria Clementi, vincitrice del New Good Festival della città di Roma, con il brano Il mio grazie. Beh, lei utilizza la musica per rafforzare questo legame con Dio, diventa una preghiera, diventa un messaggio che va dritto al cuore. È pronta Maria Clementi con Il mio grazie. Avrei voluto esserci, sentire un passo lì da me, la voce tua, un dolce soffio che culla l'anima, beati gli occhi, le mani che hanno sfiorato la pelle tua, diviso il pane lì con te, mistero intimo, mio re. Gioia immensa per la fame di te, per la fame che c'è, nello stupore di sapermi sempre amata, ti rendo nome perché ci hai lasciato il tuo profumo di nardo e di resurrezione, nello stupore di una gioia che mi seta, ti rendo nome perché hai scelto i piccoli bambini. Grazie immensa per la sede di te, per la sede che c'è. Scusi maestro, mi perdoni, io pensavo dopo i complimenti dico farà qualcosa, Monsignor Stagliano, qualcosa di veramente orchestrale, qualcosa di forte, invece le mi fa Via col vento o peggio ancora la sigla di Porta a Porta. Perché accade ciò? Ho capito perché, Don Piero mi fa le sorprese. Buonasera. Buonasera. E signori, buonasera. Con noi questa sera, buonasera. Bruno Vespa. Buonasera.
Buonasera, benvenuti al premio Salentino. Buonasera, benvenuti a tutti. Direttore, chiedo scusa, buonasera. Il conduttore, lei. No, no, buonasera. Ma ci mancherà, quando grazie, c'è lei, grazie, ci facciamo grazie. Da parte. Voglio sentire un applauso pugliese di quelli proprio salentini. Ah, il neo realista Bruno Vespa. Grazie, grazie. Beh, direttore, grazie, grazie. Sì. Per aver accettato, qualcuno l'ha invitata, ritengo di grazie, sì. Spero. Quindi grazie per il nostro invito. Sì. Sì. Guardi, sì. Lei a Copertino, sa, Copertino, la città del santo dei voli. Dei voli, San Giuseppe ma da Copertino. Copertino, la città del festival, del sì. premio Salentino, un sì. premio dove si canta. Sì. Se lei proprio qui, a Copertino, dovesse cantare una canzone, cosa ci canterebbe? Ma è facile. Io sono abruzzese. L'inno abruzzese come fa? E vola, 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 e vola Lucardillo, un vaso a pizzichillo, la 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 la. Ah! Vola, vola, Lucardillo. Grazie. Buonasera, da Bruno Vespa. E ora abbiamo quello, colui che è l'ospite d'onore di questa serata. Questa sera lui ci riporterà un po' a quelle che sono le note più belle, più dolci, quella musica che sono sicuro sfido ognuno a non riconoscerla come parte della propria vita. Signore e signori, con noi Sagi Rei. Grazie allora, mille. Che dici, Domenico? La vogliamo riprendere questa gara?
Io direi proprio di sì, siamo qui proprio per una gara, quindi è giusto riprendere la gara della 15ª edizione del premio. È il turno dell'Elohim Gospel Choir di Grottaglie, fondono canzoni tradizionali e contemporanee. Beh, questa è una proposta, mi piace quello che i nostri autori hanno scritto, una proposta per un'esperienza di adorazione e lode al Signore. Beh, loro ci faranno riscoprire quanto è bello ritrovare la gioia della preghiera. Con I Won't Let Go, testo e musica di John Kim, diretto dal maestro D'Amicis. Elohim Gospel Choir, prego. Ora è il turno di un altro interprete, il suo nome è quello che ci porta un titolo meraviglioso della sua canzone. Sì. Allora, lo vogliamo presentare? Arriva da Sibari, con il brano Sentiti Viva, testo e musica di Salvatore Golia, canta. Salvatore Golia, a voi, benvenuto. Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi e i giorni si trasformano in anni, però ciò che è importante non cambia, però ciò che è importante non cambia. Ah, la tua forza, la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è la forza della tua libertà. Dietro ogni linea d'arrivo c'è una linea di partenza. Dietro ogni successo c'è un'altra delusione.
ma fino a quando sei viva, fino a quando sei viva, sentiti viva, e sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, allora torna a farlo, non vivere di foto ingiallite ogni anno. Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni, non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Fai in modo che in te di compassione ti portino rispetto, e fino a quando sei viva, sentiti viva, fino a quando sei viva, sentiti viva, e fino a quando sei viva, e fino a quando sei viva, sentiti viva. E quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. E quando non potrai camminare veloce, cammina. E quando non potrai camminare più, usa il bastone. Però non trattenerti mai, e fino a quando sei viva, sentiti viva, fino a quando sei viva, sentiti viva, e fino a quando sei viva, fino a quando sei viva, senti. L'occasione per non collegare il prossimo ospite con il titolo della canzone di Salvatore, questo Sentiti Viva. Pensiamo alla fede, a quella fede che è gioia, a quella fede che è vita. E il prossimo ospite è un testimone straordinario di tutto ciò ed è molto a tema con il premio di questa sera, perché lui ci racconta di quella fede gioiosa proprio attraverso la musica. È un grande biblista, una persona straordinaria che, ecco, compie, svolge la sua missione con l'obiettivo di raggiungere in ogni caso i giovani, e lo fa utilizzando questo strumento, questo linguaggio universale, oltre che tutto il suo percorso di missione pastorale. E con noi questa sera, ed è un grande onore averlo qui, signore e signori, Sua Eccellenza Monsignor Antonio Staglianò, Vescovo di Noto, accompagnato dalla nostra Gabriella. Buonasera e benvenuta, Eccellenza. Grazie per l'invito, grazie. Che gioia averla qui. Venga, venga, la mettiamo in mezzo, la mettiamo in mezzo. Allora, mi dica. La musica è il Vangelo, racconta il Vangelo con la musica. La mia fede è cristiana, non è una religione come le altre, nemmeno come quella ebraica, benché continui da lì. Nelle religioni del mondo si tratta dell'uomo che va verso Dio e crede in Dio. Nella religione cristiana, nel cristianesimo, si tratta di un movimento un po' diverso. Anche lui viene verso di noi. È Dio che viene verso di me, allora io in che cosa credo? Certo che credo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, ma come faccio a sapere che Dio è Padre, Figlio e lo Spirito Santo, e che Dio è amore? Lo vengo a sapere da chi? Dall'umanità bella e buona di Gesù. Quindi è l'umanità bella e buona di Gesù che mi dice chi è Dio. E chi è l'umano di Gesù? È ciò che Dio crede di noi, perché noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, perciò troviamo nell'umanità di Gesù il nostro modello e la nostra salvezza. Insomma, siamo degli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani. Beh, sì, io la direi... lasciamo su questa Beh, ascoltiamola a questo sì, punto, direi... siamo tutti sì, curiosi. Sì, la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere
non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Ma insomma qui parla di maschere però, ma anche Pirandello parla di maschere. Pirandello dice: nella tua lunga vita troverai milioni di maschere ogni giorno e pochi volti. Se Dio venisse qui a cantare, canterebbe lui "Credo negli esseri umani" e direbbe: credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Cantatelo anche voi. E hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Oh. Io vorrei dire, se mi è consentito, cantando, sì, devo cantare un'altra vorrei, canzone? Esatto, ma vorrei, eccellenza, che lei questa canzone, in modo particolare, perché sappiamo che il messaggio è universale, però in modo particolare ce lo regalasse per i giovani, possiamo dedicarlo a loro in modo particolare e lo dedichiamo anche con una forma musicale a loro molto cara. La sua chitarra è lì, se vuole l'aiuto ad indossarla, di a me perché vogliamo regalare a voi ragazzi in modo particolare questo momento di evangelizzazione, questo momento che vi garantisco, ecco, vi dà l'unica e vera gioia che esiste, che è Dio. Prego. Amore, dono, amicizia, fraternità. Ecco la bellezza che ci salverà. Chiamala misericordia, ma il suo nome proprio è carità. Se poi ci aggiungi tanta, tanta comunione, scoprirai la bellezza che tutti ci lega, perché come ti è stato già detto, non c'è nessun grado di separazione, non c'è nessun grado di separazione, non c'è nessuna divisione, non c'è nessuna divisione tra noi, siamo una sola direzione in questo universo che si muove, nessun grado di separazione, nessuna divisione. If I sing a song, you don't get me wrong, you don't get me wrong. If I sing a song, if I sing a song, you don't get me wrong, you don't get me wrong. If I sing a song, oh, oh. L'avete imparato il ritornello? Sì? E allora ripetiamolo un attimo solo. If I sing a song, you don't get me wrong, you don't get me wrong. If I sing a song, if I sing a song, you don't get me wrong, you don't get me wrong. If I sing a song. Grazie. Grazie a Sua Eccellenza Monsignor Bagliano, questi applausi sono tutti per lei. Adesso vediamo il premio Salentino e la premia l'assessore regionale Sebastiano Leo. Eccolo qui, benvenuto, ci rimettiamo in mezzo. Allora, prego eccellenza, assessore. Grazie, grazie di questa presenza, grazie anche della presenza di questa istituzione al premio Salentino. Consegna il premio l'assessore Monsignor Stagliano. Grazie, grazie di cuore. Assessore, no, mi dica due parole prima di andare via. Dai, mi dica due parole perché questo premio è un'istituzione. Sì, io devo dire la verità. È un premio che va sempre meglio. Ogni anno, io sono stato anche l'anno passato qui, devo dire che quest'anno davvero è eccezionale tutto. Io vorrei ringraziare Don Piero perché lui, l'artefice, insieme a tanti altri ovviamente, è un premio che coinvolge sempre più gente, che si sta estendendo in tutta Italia, quindi penso che la Regione Puglia possa davvero supportare in maniera importante questo premio, perché davvero è un premio di qualità. Cresce ogni anno di più. Grazie assessore, grazie mille. Beh, le sorprese non finiscono, Gabriella, perché guarda
cosa accade lì. Diamo luci vicino alla statua simbolo anche di questa piazza di San Giuseppe da Copertino. Saranno coloro che parteciperanno proprio alla giornata mondiale della gioventù. Grazie, buonasera. Buonasera. Benvenuti. Allora, salve, Don Pasquale, un momento importante, un momento che, ecco, stiamo trasferendo anche attraverso la televisione. È un momento che deve arrivare a quelle persone che sono al freddo, che con questa luce si riscaldano, questa fiamma si riscaldano tantissimo. La luce è il Signore, questo è sicuro. È quella che portiamo nel cuore partendo da questa terra, dalla nostra calda terra, per arrivare in Polonia e anche nelle diocesi intorno a Varsavia, intorno a Cracovia soprattutto. Lì incontreremo altri giovani che trasmetteranno anche a noi la speranza, la gioia del Vangelo, di aver incontrato il Signore. Per cui è questo che noi portiamo nel cuore, partendo per la GMG, per questa esperienza straordinaria, fortemente evocativa, inventata da Giovanni Paolo II e consegnata a tutti i giovani del mondo. Andiamo, andiamo tutti con loro. Magari, perché no? Come, Don Emanuele, come si avvicinano i giovani a questo appuntamento? Tra l'altro quest'anno in Polonia, quindi ha una valenza ancora più forte. Sì, credo sia un momento davvero molto molto intenso sia per i ragazzi ma per chiunque prenderà parte di questo, di questa avventura. E i ragazzi sono davvero molto entusiasti di questa avventura che vogliono intraprendere, e nelle diocesi come nelle parrocchie ognuno si organizza nei migliori dei modi per poter prendere parte in maniera davvero carica di entusiasmo e di voglia di avventure verso il Signore. Grazie, grazie Don Emanuele, grazie anche a lei, grazie a te, in modo particolare non spegnete mai questa fiamma. Beh, Gabriella, fra poco andiamo a riprendere anche la nostra gara, eravamo direi rimasti sì, alla quarta mi pare. Io andrei avanti con i cori, se tu sei d'accordo, il coro dell'associazione Gruppo In Canto, con il Cantico del Bene, autore del testo, ho sentito già insomma qualche l'entusiasmo che arriva dal pubblico, perché l'autore del testo è San Giuseppe da Copertino, musica maestro Alessandro Augusti, arrangiamenti maestro Alessandro Augusti e Giuseppe Ciccarese. Dirige il maestro Alessandro Augusti, il coro del gruppo Incanto, dell'associazione Incanto, ci regala il Cantico del Bene di San Giuseppe da Copertino. Prego. Se non perde poco avanza. Chi fa ben come per forza, lascia il frutto e tien la scorza. Chi fa ben quel ciò che accade.
altro che sono, chi fa bene vana gloria non avrà già mai vittoria. Allora, siamo all'ultimo coro, l'ultimo concorrente, dopodiché la giuria, dottoressa Guidi, dovrà espletare il suo mandato e quindi darci le fatidiche buste. Allora, il prossimo gruppo corale è i Wake Up Gospel Project, nascono con lo scopo di abbracciare generi musicali diversi. È un progetto che unisce assieme qualità musicale e divertimento, che punta alla diversità come fonte di crescita, un tema che ricorre spesso stasera, tema, più volte, quello della diversità. Beh, l'arrangiamento è di Graziano Lesserri, il dirige il maestro Graziano Lesserri. Con il brano I Open My Mouth cantano Wake Up Gospel Project. I open my mouth to the Lord.
È il turno dell'ultimo interprete della sezione cantanti. Arrivano da Copertino e sono i Benerica. Canta insieme a loro, il titolo invece è Canta insieme a me. Prego. Testo e musica di Franco Simone, cantano i Benerica. Fuori al buio ho paura, accendimi e saprò camminare sui miei passi, non ti deluderò. Disarmato io lo so quanto male fa non poterti stringere, ma lo so che lo farai. Se mi puoi ascoltare, se mi puoi vedere, allora canta insieme a me. Se continui ad amarmi, se ritorni alla luce, se mi puoi vedere, allora canta insieme a me. Se continui ad amarmi, se ritorni alla luce, allora canta insieme a me. Se mi puoi ascoltare, se mi puoi vedere, allora se continui ad amarmi, se ritorni alla luce, allora se mi puoi ascoltare, se mi puoi vedere, allora canta insieme a me. Se continui ad amarmi, se ritorni alla luce, allora canta insieme a me. Se mi puoi ascoltare, se mi puoi vedere, allora canta insieme a me. Se mi puoi ascoltare, se mi puoi vedere, allora grazie. Con questo brano si conclude ovviamente quello che è il percorso che vedrà da qui a poco la giuria dover decretare i vincitori per quanto riguarda la sezione interpreti e la sezione dei cori. E ritorna sul palco, lo abbiamo già detto, lo ha promesso Saghi Ray. I still believe in your eyes. I just don't care what you've done in your life, baby. By your side, don't leave me waiting too long. Please come by. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Someday you'll be my baby, we'll fly away and I fly with you.
Dobbiamo decretare i vincitori. Primo classificato Di Carlo. E premia il sindaco della città di Copertino, Sandrina Schifo. Complimenti. Sindaco, ritorna su questo palcoscenico per premiare il nostro vincitore della 15ª edizione, il premio Salentino della sezione interpreti. Ecco qui. Primo premio sezione cantanti. Il primo coro classificato nonché vincitore della 15ª edizione del premio, guardate come siamo in sync, tecnicamente parlando è 16, siamo al 2016, quindicesima edizione, è il coro che arriva da il gruppo gospel di Martina Franca, e Giovanni Guida viene qui perché è lui che dà il premio al primo classificato, il premio. Premio Don Piero, che merita due parole perché è un'opera d'arte nell'opera d'arte del Premio Salentino. Premio Salentino, unica nel suo genere, realizzata con una tecnica di basso rilievo su lastra d'argento smaltata, ideata dall'artista copertinese, insegnante di discipline pittoriche presso il Liceo Artistico Ciardo di Lecce, professoressa Irene Cipressa. Un premio importante, un premio che so a cui tieni tanto, un premio che racconta anche con l'arte di questo territorio. E certamente, con quest'arte si rappresenta il territorio salentino perché è così incastonato il simbolo del Salento che troviamo l'albero d'olivo, il grappolo d'uva, le spighe di grano, una parte del rosone di Santa Croce, il paesaggio salentino e... chi l'ha ideato ha pensato bene. Ha pensato bene. Complimenti, complimenti a chi l'ha ideato, ma soprattutto al nostro vincitore di questa edizione. Grazie mille. Grazie. Grazie.
anche grazie Don Piero. Grazie Don Piero. Il coro raggiunge la sua postazione. Allora, sul palco arriva Taina Maria del Gospel Ensemble Black and White Gospel Choir. Eccoli, stanno arrivando. E ci regalano la sigla di chiusura. Ci salutiamo così. Grazie ancora, Copertino. Buonanotte a tutti. Al prossimo anno. Ciao. Una storia racconta, un messaggio trasmette per noi, in cerca di verità. Oh, oh, oh.